Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo nuovamente di prodotti finiti. Mi dispiace però, ne avevo troppi, cioè ve li dovevo mostrare, anche perché questi sono tutti prodotti terminati in estate, quindi diciamo volevo anche farvi una recensione al riguardo e veramente sono tanti, quindi dovevo per forza buttarli. Perciò, bando alle ciance, cominciamo subito. Iniziamo da lui. Questo qui è un profumo formato da 30 ml, acquistato al Tigotà, ed è di Roberto Cavalli, il Florence. Veramente la confezione è uno spettacolo, guardate qui, super super rifinita. L'erogatore ovviamente è classico con lo spruzzino ed è fantastico. Non vi nego che probabilmente in inverno lo ricomprerò, perché questo l'ho utilizzato in autunno inverno scorso e io prediligo i formati da 30 ml perché mi piace poi cambiare di stagione in stagione profumo. Questo può essere adatto a voi, vi consiglio di andarlo a sentire in negozio se vi piacciono le tonalità un po' floreali ma non troppo stucchevoli, con qualche nota legnosa. Veramente mi aveva fatto innamorare e mi è piaciuto, la persistenza era piuttosto buona. Io lo applicavo sul collo e sui polsi, durava molto ma non dava fastidio, non era uno di quei profumi troppo presenti, troppo forti, che se vi ci avvicinano insomma si sente subito che dà fastidio. No, è veramente veramente buono e è finito il mio gioiellino. Però vabbè, adesso ne ho acquistato un altro che anche questo mi piace, anche se è un po' più estivo, ma lo utilizzerò anche ovviamente in autunno senza alcun problema. Poi ho terminato una confezione di crema piedi di Bottega Verde. Questa qui è la mia classica, hanno cambiato la confezione ma il prodotto è sempre lei. Ovviamente l'ho anche aperta perché in quel periodo non era possibile reperirle, sono girato almeno 3 punti vendita diversi ed era terminata questa qui, che è quella idratante con olio di jojoba e mente attimo. Questa era terminata ovunque, dovevano rifornirla proprio dai magazzini centrali e ci ha messo per arrivare. Quindi quella proprio indicata per le secchezze, e mia è l'unica crema che mi salva i piedi, soprattutto sui talloni e sui duroni ai lati del pollice e invece vicino al mignolo. Questa è l'unica ed estate, perché ne ho provata anche un'altra di Sien ma proprio niente a che vedere. Questa io ve la consiglio da anni e anni e continuerò a consigliarvela sempre, perché è l'unica veramente che agisce in modo strong sulle siccità dei piedi estivi. Ho terminato poi anche una crema mani, questa qui era di Balea. Questo è un formato da 100 ml, ve l'avevo già mostrato in qualche altro video dei finiti, perché ogni volta che vado al DM la riprendo, mi piace sempre tanto, idrata bene le mani ma senza appesantirle, quindi non lascia quella scia untuosa. Mi piace molto anche l'odore, gradevole, sa un po' di limone ma smorzato da questo latticello. Veramente super valida e poi costa veramente pochissimo, 99 centesimi, top. Ho terminato questa penna che non si vede più ed era una di quelle per applicare l'olio per le cuticole. Questa era di Bottega Verde, super valida, super buono, ne usciva la quantità giusta, l'applicavo e poi facevo un piccolo massaggio sulle mie cuticole, le ammorbidiva tantissimo, veramente le nutriva e non c'era quasi più bisogno. Se si faceva un trattamento magari ogni settimana, faceva sì che le cuticole si riformassero anche molto di meno e che non fossero proprio quelle super ispide da tagliare con le tronchesine o con le forbicette. Veramente, se si aveva costanza, era un prodotto super valido. Non so dirvi in merito perché si è tutto cancellata la scritta circa il PAO eccetera, ma comunque da Bottega Verde c'è solo questo tipo di prodotto, quindi non potete sbagliare. Per i capelli ho terminato 3 shampoo. Il primo è di Alverde, questo qui era quello con avocado e burro di karité, formato da 200 ml, mi è piaciuto molto. Questo aveva la funzione ristrutturante, quindi per capelli danneggiati, e io l'ho utilizzato in estate appunto dopo le giornate al mare soprattutto. Molto molto valido, io della stessa linea l'avocado avevo provato anche la maschera e mi era piaciuto molto, e quindi ho voluto prendere lo shampoo e anche lui non mi ha lasciato affatto delusa. Molto valido per il prezzo che ha, totalmente bio, se è capitato un DM prendetevelo. Tra gli shampoo che ho provato, quelli che andrei più a riprendere sono questo qui e quello al kiwi ad effetto volume, veramente favolosi.
Ho terminato poi questo qui di Yves Rocher che avevo preso con un'offerta. In realtà non ero convinta all'inizio, mia madre ha voluto prenderli e è stata una liberazione. Questo è quello indicato per capelli lisci, disciplina i capelli ribelli. Io diciamo ce l'ho già lisci di mio, ma con questo sembra quasi che io abbia fatto la piastra, cioè ve lo giuro, li lascia super luminosi e super disciplinati, veramente lisci come spaghetti, asciugandoli solo col phon, io nemmeno mi metto con la spazzola, io li asciugo solo col phon perché io li asciugo anche d'estate e non ce la faccio a lasciarli ad asciugare all'aria perché mi dà fastidio sul collo, soprattutto tenendo l'aria condizionata accesa a casa, quindi no. Ma mi è piaciuto tantissimo, fa molta schiuma, non so se vi piace o meno, a me piace che lo shampoo faccia schiuma, è un formato da 300 ml, da me l'hanno utilizzato tutti, anche mio padre e mia madre che hanno i capelli corti, ma sui miei capelli ha lavorato benissimo, quindi io ve lo consiglio sicuramente se avete i capelli lisci o se magari li avete un leggermente mossi e volete che siano meno ribelli, quindi meno tendenti al riccio ma piuttosto al liscio. Se avete i capelli ricci magari no, utilizzate un altro tipo di shampoo, ma questo qui sui capelli lisci veramente provatelo per credere. E un altro shampoo terminato è questo qui di Giada, rinforzante alla spirulina. E vi avevo già mostrato nell'ultimo video di Terminati la maschera della stessa linea. Questo qui è lo shampoo. Vi avevo già detto che è la maschera veramente valida. Se dovete investire su uno dei due, meglio la maschera piuttosto che lo shampoo, perché con la maschera si vede di più l'effetto rinforzante sul capello. Lo shampoo buono aveva un colore un po' erboso, diciamo, e anche l'odore era un po' quello di erbette, probabilmente dato dall'alga spirulina contenente al suo interno. Lavava bene i capelli, faceva meno schiuma rispetto all'altro di Yves Rocher, ma comunque faceva il suo. Il meglio di sé lo dava ovviamente abbinato con la maschera. Da solo l'effetto rinforzante non si vedeva, quindi o comprate la coppia o se dovete investire su uno andate sulla maschera. Infine ho terminato anche questo qui preso al Ticotà che è della Pharma Officina ed era un prodotto termoprotettore per i capelli da spruzzare su capelli bagnati prima della messa in piega oppure di utilizzare la piastra. Io ovviamente non utilizzando piastra lo passavo prima di asciugarli con il phon, molto buono. Mi è durato anche a lungo, è formato da 150 ml e non costa tanto perché mi sembra a prezzo pieno sulle 3-4 euro. Mi è piaciuto tanto. Della stessa linea ci sono diverse fragranze. Questa era la cannabis, ma c'era anche uno stesso prodotto termoprotettore, mi sembra lo zafferano, che era però un latte, sempre da applicare su capelli bagnati, quindi senza necessità di risciacquo, prima dello styling. Veramente valido, quindi se cercate un termoprotettore da Ticotà economico, questo potrebbe fare al caso vostro. Passiamo poi a un prodotto che è stato molto un alleato fidato nelle giornate estive, soprattutto al mare. Sto parlando dell'acqua spray di Balea, diciamo da utilizzare come un'acqua termale, solo non è acqua termale, ma era acqua normale. Io questa l'ho portata con me al mare per rinfrescarmi, soprattutto quando sono andata in spiaggia e avevo il ciclo. È stata una manna dal cielo. Se la si metteva in frigorifero, era proprio un refrigerio come pochi. L'erogatore favoloso, la nebulizzava benissimo, costava solo 99 centesimi, ma ovviamente si trova solo al DM a questo prezzo così. Era un formato 150 ml, ma a me è durata veramente il giusto da portare in spiaggia, mi ha accompagnato in tutte le mie vacanzette. Perciò veramente ottimo rapporto qualità-prezzo. E io questa qui a casa invece la utilizzavo anche per lasciare umide le maschere, soprattutto quelle purificanti all'argilla, validissima. Ho terminato sempre di Balea questo doccia schiuma in mousse Calm Down che era al fiore di tiare e cocco. A parte profumo paradisiaco proprio, io questo lo utilizzavo soprattutto per depilarmi con la lametta in doccia. Per le zone delicate era fantastico, come le ascelle, e anche sulle gambe faceva il suo lavoro. Comunque io le mousse le utilizzo principalmente per questo, per farmi la depilazione sotto la doccia, ma qualche volta l'ho utilizzata anche come proprio doccia schiuma e lasciava la pelle molto morbida e idratata. Il profumo era veramente favoloso. Quando si usciva dalla doccia sembrava quasi di aver messo una crema, invece no, era solamente lui, quindi fa fantastico. Non so se lo potete trovare ancora perché era un'edizione limitata, se non vado errata, e l'avevo pagata pochissimo, sembra sempre 1 euro, massimo 2.
molto valide queste doccia mousse di Balea. Passiamo al viso. Ho terminato due struccanti. Questa qui è l'acqua micellare dell'acqua alle rose per pelli sensibili, presa in offerta al Tigodà e mi è piaciuta tantissimo. Veramente valida, non lasciava in alcun modo la pelle irritata. Dice antiarrossamenti senza alcol e parabeni, quindi anche un occhio all'inci. Con estratto di rosa antica, 95% di ingredienti di origine naturale e profumo ipoallergenico. Il profumo era quasi inesistente, si sentiva un lieve profumo di rosa, ma non eccessivo, quindi non dava fastidio, ovviamente non persisteva sul viso e io la utilizzavo con dei discreti struccanti in cotone classici e veramente il viso in maniera egregia, struccava benissimo. Io la utilizzavo non tanto sugli occhi come secondo step dopo aver utilizzato il bifasico, e sul viso tutto ciò che era terre, blush, illuminante, correttore e anche il rossetto levava tutto senza alcun tipo di problema e senza stare troppo a sfregare, perché spesso per i prodotti per pelli sensibili magari non struccano troppo efficacemente e devi stare lì a sfregare di più. Questa assolutamente no. A prezzo pieno non so dirvi quanto costa, io l'ho acquistata in offerta, mi sembra sulle 2 euro e qualcosa. È un formato da 200 ml, non è quindi il classico boccettone di Garnier, ma se avete la pelle sensibile dateci un occhio perché è veramente molto buona. E come struccante ho, per gli occhi ho utilizzato questo bifasico di Garnier, che era l'acqua micellare con fiordaliso bifasica, che era quella quindi con la parte blu. E questa è indicata per pelli sensibili anche. Io l'ho voluta prendere per provarla rispetto a quella con l'olio di argan, quella gialla, diciamo. Quella rimane comunque la mia preferita, devo dire, mi strucca più velocemente, devo dire che anche questa strucca benissimo, non c'è niente da dire, forse è più sensibile rispetto all'altra, ma io non ho avuto mai problemi nemmeno con l'altra, però se avete riscontrato dei problemi con l'altra e volete un prodotto un po' più delicato, forse questa potrebbe fare al caso vostro. Mi ha sempre struccato tutto, anche il kajal all'interno dell'occhio, il mascara. Io non utilizzo trucco waterproof, ma questa è adatta anche per il trucco waterproof. Sui residui oleosi io la risciacquo sempre, ragazze, sia con l'acqua micellare e poi con un detergente che sia in gel o mousse o latte. Io il viso lo risciacquo, non lasciate sul viso tensioattivi degli struccanti per carità, risciacquate sempre tutto dopo lo struccaggio. Comunque valida, se la dovessi ritrovare in offerta probabilmente riprenderei l'altra perché mi piace sempre di più, ma comunque se dovesse esserci solo questa la prenderei senza ombra di dubbio. Poi il formato da 400 ml del bifasico è proprio la vita secondo me. Come detergente ho terminato questo qui di Garnier Bio, che mi era stato inviato in un pacchettino in PR direttamente da Garnier. Devo dire, mi ha accompagnato per tutta l'estate ed era questo qui per le pelli misto grasse con lemongrass rinfrescante. Il flacone comodo con l'erogatore lasciava proprio la giusta quantità di prodotto. Io per fare tutto il viso facevo 2-3 pump. Si è cominciata ad inceppare quando ne era rimasto proprio poco e non riusciva più a tirarlo su, e a quel punto l'ho un po' svuotato così a mano, alla bella e meglio. Veramente sgrassava la pelle in maniera impeccabile, ma senza lasciarla poi che tirava, rinfrescava effettivamente il viso. L'odore vi deve piacere perché sapeva di citronella fondamentalmente, quindi agrumato, ma soprattutto di citronella. Non persisteva sul viso l'odore, però quando lo si applicava e soprattutto quando lo si utilizzava emulsionandolo con l'acqua, l'odore di citronella si sentiva. Dietro, la cosa che mi piace molto delle confezioni bio di Garnier è che dietro è spiegato tutto l'inci, da dove viene e ciascun ingrediente, con ovviamente perché l'inci viene scritto con quelle formule mezze chimiche, quei nomi proprio scientifici, e vicino viene scritto il corrispettivo, che cosa è effettivamente nell'ordine in cui è presente nel prodotto, quindi da quello in presente in maggior percentuale fino a quello in minore, e quindi riuscite a capire effettivamente cosa contiene, ma non solo per il detergente, per tutta la linea della Garnier Bio, quindi questa è veramente un'ottima cosa. È certificato? Sì, EcoCert, quindi cosa volere di più?
Veramente ottimo. Se cercate un buon detergente in gel per pelli misto grasse, non posso che consigliarvelo. Io non, ovviamente non l'ho acquistato, ma se mi dovesse servire lo riprenderei. In autunno e inverno preferisco mousse o latte detergenti, ma in primavera e estate come gel sicuramente ritornerò su di lui. Ho terminato anche questo tonico di Natura Equa alle due rose. Vi avevo già mostrato nello scorso video il latte detergente della stessa linea e tra i due quello che mi è piaciuto di più è il tonico. Questo viene sulle 10 euro, ma è un formato molto grande perché sono 250 ml. L'erogatore è piuttosto buono, però come boccetta nel mio reparto skincare non c'entrava, era troppo grande, quindi io l'ho travasato in uno nebulizzatore più piccino. Sto finendo appunto l'ultimo residuo che ne è rimasto, proprio mezza boccettina. Veramente favoloso, vi lenisce la pelle, vi deve piacere l'odore alle rose perché questo è molto presente. Vi deve piacere ed è indicato come un tonico riequilibrante. Ovviamente riequilibra il pH della pelle dopo aver effettuato la detersione e secondo me agisce anche un po' sull'idratazione della pelle, perché anche applicando solo questo magari e facendo la skincare dopo un paio d'ore, perché se io torno a casa il pomeriggio prima mi strucco, metto il tonico e poi la skincare la faccio comunque la sera, sinceramente mi andava ad idratare la pelle molto bene e mi piaceva l'odore anche che aveva. Vi devono piacere quella del rosa, a me piace, quindi non dava fastidio. Molto molto valido questo prodotto. Se avete una pelle sensibile o secca sicuramente farà il caso vostro. Se l'avete misto grassa magari andrei più su un tonico magari adatto a quella tipologia di pelle. Questo se avete pelle normale, secca e sensibile al bacio proprio. Dopodiché ho fatto la classica mia tinta, questa qui è della Casting Cream Gloss, l'ho fatta tornata dalle ferie. Non hanno più il colore che utilizzavo prima, che era tipo il 302, adesso la colorazione si chiama 300, no, 3102, eccolo qui, ed è cioccolato extra dark, ed l'hanno un po' riformulata, devo dire mi piaceva più prima. Non lo so, mi piaceva più prima, il colore super giù è lo stesso, ma anche come consistenza della tinta, come effetto sul capello, mi piaceva di più quella vecchia, l'hanno riformulata, quindi ahimè che tocca fare. Cercherò una sostituzione perché mi è piaciuta più l'altra, non è tanta la differenza, però proprio sul livello della mia cute, come ha reagito, mi piaceva più l'altra. Non è male come prodotto perché questa linea mi piace sempre, ma perché l'hanno riformulata quando il prodotto già funzionava? Perché passiamo al viso adesso. Ho terminato questa crema viso sempre della Garnier Bio che mi è stata inviata con quel pacchettino ed era crema viso sempre idratante e riequilibrante con il lemongrass. Io avevo scelto la linea quindi per le pelli miste perché appunto l'ho utilizzata quest'estate, sempre certificata EcoCert, favolosa. Se cercate una crema leggera che vi dia quel giusto quid di idratazione senza lasciare la pelle appesantita, che si assorba subito, è fantastica. Qui l'odore di citronella è meno presente rispetto al detergente, quindi anche per me, essendo una crema, è meglio. E aveva una consistenza un po' quasi liquidina, era una crema tendente al liquido, quindi era quasi quella color latte semitrasparente. E proprio già da questo vi dava l'idea della leggerezza della crema in sé, però lasciava, soprattutto per il periodo estivo, era perfetto. Io l'ho cominciata ad utilizzare in primavera e l'ho finita, mi sembra, a luglio. Lasciava quella pelle morbida, idratata e senza poi avere l'effetto lucido e senza che poi la pelle soprattutto la risudasse. Perché mi è piaciuta questa quest'estate? Nessuna. Ve la consiglio se avete una pelle mista grassa e se siete alla ricerca comunque di una crema che sia leggera, che non appunto vi dia il problema della risudazione fuori, se così si dice, e che sia ovviamente facilmente reperibile, perché la Garnier Bio ormai è reperibile anche nella grande distribuzione, che siano i casalinghi, che sia tipo da Acquestapone eccetera, ma anche alla Coop, alla Conad si trova. Poi ho terminato questo contorno occhi della linea Sensitive di Sien, sempre certificato, quella alla mandorla. Io di questo ve ne ho già parlato perché ogni volta che lo ripropongono me lo prendo. È tra la linea di Sien il mio contorno occhi preferito, validissimo, buonissimo. Lascia il contorno occhi super idratato e ben disteso. Io lo picchiettavo, lo utilizzavo mattina e sera anche prima del make-up, non mi dava alcun problema perché si assorbe facilmente e lascia proprio lo sguardo riposato e disteso.
ben idratato, attenuava quelle linee di espressione. Sì, ovviamente se avete delle rughe persistenti probabilmente non è sufficiente ad agire sulla riduzione dell'evidenza delle rughe, ma se avete un contorno occhi piuttosto giovane sicuramente è un prodotto economico che può fare al caso vostro. Anche l'INCI non è affatto male perché non contiene solo estratti di olio di mandorle, ma ci sono anche molti altri estratti carini, soprattutto c'è anche l'acido ialuronico che male non fa, per 2 euro poi ottimo. Poi ho terminato questo siero di Balea. Questo qui era un siero che veniva con l'ampollina a contagocce, non aveva tanti ml perché mi sembra sì, sono 20 ml, è tutto scritto in tedesco. Comunque lì al negozio c'era la spiegazione ed era un siero contenente vitamina C, quindi ad azione illuminante per la pelle. Aveva la consistenza oleosa, io ne applicavo 3 gocce sul viso, una sulla fronte e 2 sulle guance, lo utilizzavo esclusivamente al mattino prima di mettere la crema solare. L'ho utilizzato in primavera e l'ho finito che era estate. Comunque non mi ha dato mai alcun problema di sfoghi, no, è ben formulato, non è un prodotto bio, però non contiene particolari schifezze perché avevo analizzato l'INCI, adesso non ricordo, ma l'ho analizzato quando lo avevo acquistato. Per il prezzo che ha, mi sembra che stava sulle 4 euro, è un siero che fa il suo dovere, ma con lungo andare degli utilizzi si vedeva che la pelle era più luminosa. Con le prime applicazioni no, ovviamente se io utilizzavo solo questo. Se fate una skincare completamente improntata alla vitamina C si vede di più l'effetto luminosità, ma io utilizzando solo questo si vedeva sì, ma non in maniera eccessiva. Comunque un buon prodotto. Se cercate un prodotto del genere a buon prezzo e avete la possibilità di andare al DM, potete tranquillamente provarlo perché non è affatto male. E poi ho terminato questi due balsami labbra. Questo qui è delle Driadi, acquistato al Tigotà ed è un tubettino ed è della linea all'avena ed è un burro labbra emoliente, senza siliconi, parabeni ovviamente. Non mi è piaciuto granché perché era molto oleoso sulle labbra, lo dovevi poi ovviamente applicare con il dito per spalmarlo, ma non le idratava granché bene perché vi dava quell'effetto, sì, lì per lì, ma poi una volta che si asciugava questo strato oleoso, dopodiché le labbra non risultavano molto più idratate. No, non mi è piaciuto per niente. Ho fatto fatica ad finirlo perché l'avevo messo lì e me l'ero pure scordato per un periodo. Quindi mi sono poi imposta quest'estate di utilizzarlo avendole meno secche rispetto all'inverno. Ma sinceramente, non è un prodotto che andrei a ricomprare. Questo qui poi invece è un altro balsamo labbra della Beauty Made Easy e l'ho completamente raschiato, come si può vedere. Era uno di quelli fatti ad ovetto che si applicava tranquillamente sulle labbra. Ovviamente quando si arrivava, diciamo, andava via la punta, era più complicato prelevarlo perché io andavo col dito o con una spatolina perché ovviamente non si riusciva più ad applicare in maniera semplice. Questo mi era stato regalato. A livello di idratazione non faceva il caso mio per la sera. Per il giorno era un buon balsamo labbra. Se avete magari lavorate tanto al computer, state tanto fuori casa, volete un burro cacao carino da borsetta da applicare in maniera semplice, sì. Se invece cercate un trattamento alla sera che vi lascia al mattino le labbra super idratate, eccetera, questo no. Questo è un balsamo labbra da giorno, secondo me. Ritorno al punto che per me finora non ho ancora trovato un sostituto della Viveverde Coop, ma presto parleremo anche di nuovi balsami labbra che mi sono stati regalati da mia sorella, che promettono bene. Se saranno una delusione, manderò una citazione a Sephora perché è un marchio molto blasonato, ma non vi voglio adesso fare spoiler. Infine passiamo alle maschere, ne ho terminate non tantissime perché poi ho quelle in tubetto, quindi queste quelle sono quelle monodosi e non ne vedete tante per questo motivo. Allora, ho fatto i cerottini ai punti neri di Balea, buoni sì, eccezionali no, stanno sulla scia di quelli di Essence secondo me. Sono neri ma in realtà è solo una cosa estetica, non è che contengono carbone o d'altro. Però se avete parecchi punti neri si sì, riescono a levarveli, se ne avete pochi magari un po' incastrati eccetera, no, dovete andare su trattamenti un po' più specifici. Per il prezzo che hanno però fanno il loro lavoro. Ho fatto poi la maschera purificante, quella lì di Geomar, il bipacco,
molto molto buona sempre. Io questi di Geomar quando le vedo in offerta me le prendo, perché sono sempre delle ottime maschere low cost secondo me, ottimo rapporto qualità-prezzo e danno degli effetti sulla pelle che si notano. La mia preferita rimane quella lì con la scritta viola, che è anti-age mi sembra, quella è sempre top. Ho trovato poi da Lidl queste maschere in tessuto, io ho preso questa qui, idratante e rilassante, magari fosse veramente rilassante, con estratto di tè verde, acido ialuronico e allantoina, non so cosa sia. Comunque tè verde, acido ialuronico, è stata una buona maschera, l'ho pagata 1 euro, molto imbevuta di siero devo dire, io pensavo che fosse asciutta, invece no, ma già si sentiva un po' dalla confezione che il siero c'era. Molto rinfrescante, devo dire, sul viso, molto buono il livello di idratazione. La maschera della vita, no, però per 1 euro, se cercate delle maschere low cost e volete, ovviamente queste non ci sono in linea permanente, erano delle limited edition, ma se le trovate e volete darvi una chance, ve le consiglio. E infine ho fatto questa qui della Love Recipe, presa da OVS, questa qui è quella alla pera. Questa l'ho pagata solamente 1 euro. Queste sono maschere che costano molto di più perché sono maschere in tessuto coreano, è un brand coreano, molto imbevuto di siero. Queste, se potete, se fate attenzione a reinserire la sheet, diciamo, in tessuto all'interno, ci potete fare tranquillamente 2 applicazioni, conservandolo ovviamente in frigo. Io ovviamente no, perché magari poi il siero lo utilizzo, lo massaggio bene sul viso, oppure lo applico su mia madre, ma di solito con quello in tessuto ne faccio solo uno. Ma era veramente favolosa, lasciava questa, vi cambiava il viso. Quando l'ho fatta sono rimasta super contenta. L'ho trovata in offerta ad 1 euro. Queste stanno all'incirca, mi sembra, sui 4-5 euro l'una. E molto valida, infatti ne ho prese tipo 5-6, perché ovviamente a quel prezzo non si potevano lasciare lì. Vi lascia il viso super idratato, super disteso, più rilassato, più omogeneo il colorito. Veramente favolosa. Questa poi veniva venduta come maschera elasticizzante e idratante, quindi l'effetto idratante c'era e come. Elasticizzante anche, devo dire, perché vi attenuava tutti i segni di espressione, anche le rughe intorno qui, nasolabiali, che sono quelle magari un po' più presenti. Poi lo facevo la sera, quindi dopo tutta una giornata, insomma, pesante addosso. Veramente favolosa. Quindi se le trovate sconto 1 euro da OVS, andate a prendervele di corsa. E niente ragazzi, questi erano tutti i prodotti terminati dell'estate. Fatemi sapere se anche voi avete utilizzato alcuni di questi prodotti, o se ne avete altri da consigliarmene, o se magari vi siete trovati in modo diverso rispetto a me avendo un altro tipo di pelle. Lasciate un commentino giù e mettetemi un like di supporto, che fa sempre piacere. Nel frattempo vi saluto, vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao.